Blog TV ha contattato Gabriele Paolini in quanto questa mattina in redazione ci è giunta una mail dal suo indirizzo. Gabriele ci informava del fatto che ha deciso di intraprendere uno sciopero della fame e della sete a causa dell'uscita dalla famosissima scuola di amici di Davide Flauto. Il signor Paolini si è dimostrato disposto a spiegarci le motivazioni di questa scelta così estrema. Buongiorno, signor Paolini. Buongiorno a voi e buongiorno poi a chi ascolterà questa nostra intervista. Vuole spiegarci il perché? Noi siamo abituati a collegarla spesso e volentieri, mi passi il termine, come il disturbatore catodico per eccellenza. Come mai adesso, questa nuova versione, anche così, diciamo sensibile, esce Davide Flauto dalla scuola di amici e addirittura, lei minaccia uno sciopero della fame. Come mai? Cosa è successo? Questa sensibilità che ritengo io sempre di aver avuto, quindi chi mi conosce anche personalmente, chi ha avuto modo di intervistarmi, chi ha avuto modo di contattarmi personalmente può essere reso conto. Ciò che io ho colto al volo questa brutta notizia, io la definisco brutta perché, voglio precisare, io sono un attento osservatore televisivo, oltre che un birichino e un ottimo inquinatore televisivo. Io osservo con molta attenzione ciò che la televisione italiana offre e di questi prodotti che da tanti anni invadono la TV nazionale, la TV privata, ho trovato in amici, lo dice la parola stessa, un punto di riferimento di sfogo. E in questi 9 anni, e ancora prima, perché ricordiamo che Amici nasce nel 92, no? Sì, era una sorta di talk show con dei ragazzi che parlavano, una De Filippi ancora in erba, certo. Esatto, e quella trasmissione più di altre, più di qualsiasi altro reality show, trovo che comunque faccia uscire il vero lato artistico umano delle persone che vi partecipano, no? Quindi rispetto al Grande Fratello, rispetto a L'Isola dei Famosi, proprio siamo 1-10, cioè il livello di Amici è altissimo, sia perché la conduttrice, in questo caso Maria De Filippi, è assolutamente unica nel suo genere, in quanto è probabilmente la negazione della conduttrice stessa, perché lei è esattamente ciò che non sono tutte le altre conduttrici. Se possiamo fare un paragone con Milly Carlucci, siamo su due pianeti differenti, ma io preferisco sicuramente Maria De Filippi perché trovo che sia più spontanea, più umana, ed è umana, questa umanità, questa spontaneità, si ritrova molto in questo programma e soprattutto quest'anno, scusatemi se parlo un po' lentamente, ma avendo iniziato alle 8 di stamane, domenica 17 gennaio, questo sciopero della fame e della sete, che tra l'altro mi è stato ampiamente sconsigliato dal mio medico di fiducia, la dottoressa Delogu, mi ha invitato a desistere da questa iniziativa. Ripeto, quest'anno nel corpo della rappresentanza del cast del programma Amici ho trovato in Davide Flauto un giovane che mi ha particolarmente emozionato. Spiego anche per quale motivo. Certo, perché io addirittura ho letto, sempre nel corpo della mail che lei ci ha mandato, lei ha detto nel 2007 io ho tentato il suicidio e da allora non ho più pianto finché non ho saputo che Davide ha abbandonato la scuola. Quindi veramente un attaccamento fortissimo, ha trovato una sorta di ragione di vita ulteriore in questo ragazzo. Cosa ha visto in Davide di così eccezionale? 2 anni fa io ho tentato per la terza volta il suicidio perché una persona, un prete di Chivoli, che io avevo fatto arrestare, da lì a poco ero uscito dalla galera, sono caduto in una depressione assoluta, dovuta anche, questa è un'altra piccola cosa che vi dico in In esclusiva, a esclusiva. una storia d'amore che ho avuto con l'unico ragazzo della mia vita che rimane ancora per me fondamentale come nel mio percorso di vita privata, che è Robert Bernocchi. Poi questo nome spesso io l'ho citato nelle interviste, è la persona veramente più importante nella mia vita dopo i miei genitori. E
tornando e quindi dopo questa esperienza Esatto, si sono accumulate. dopo un paio di mesi, ovvio, periodo, questa storia che è finita, il Che freddo viene silenzio scarcerato. di una giustizia che non garantisse la punizione a chi offende un bambino, di una serie di fatti mi ha fatto cadere in uno sconforto totale. Poi non sono più riuscito a piangere, questo mi è capitato qualche tempo fa e ancora più ieri, ascoltando una canzone che Davide Flauto aveva intonato, una canzone napoletana, adesso il titolo mi sfugge, ma credo Sì. che chi segue Amici sicuramente ha capito di quale canzone napoletana, l'unica canzone Che ha napoletana presentato che anche per gli esami, per superare gli esami davanti alla supercommissione, se non erro. esatto, bravissima. In quel momento, quando Davide ha cantato quella canzone, io sono riuscito a entrare in una dimensione che andava al di là dell'immagine televisiva. Oggi non voglio, a poche ore dalla messa in onda del programma, per me sarà difficile, lo vedrò stasera il programma, e ovviamente spero anche che gli autori di Amici possano far capire a noi telespettatori che o prima o dopo la motivazione anche di questa protesta simbolica, di questo sciopero della fame della sete che è iniziato stamane, io lo cesserò solo quando avrò chiara innanzitutto le motivazioni per le quali Davide Flauto ha abbandonato, ha lasciato, chiamiamo come vogliamo, la scuola. Sicuramente avrà avuto un lutto familiare, un problema di salute, però sicuramente nel tempo, con calma, con serenità, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, visto che il serale dura parecchie puntate, se gli autori possono dare la tranquillità a chi comunque è affezionato a questo giovane, poi dirò per quale motivo per concludere, se in qualche maniera potranno far ritornare Davide, quando se la sentirà lui, se lui vorrà, perché ovviamente se noi verremo a sapere che lui non sarà sempre, si deve rispettare, ci mancherebbe la tua decisione. Esatto, è proprio Io questa quando domanda che chiedo infatti io volevo l'autorità alla fare. scuola, nell'ambito della professione, perché prima dicevo Federico Fellini, che ho avuto l'onore, bene, Davide, almeno lo vedevo inserito in un contesto di altri ragazzi, altri suoi coetanei, era assolutamente diverso da chiunque altro giovane della scuola, ma anche dei ragazzi che si incontrano per strada, perché vive una sua dimensione, vive un suo dolore, perché i suoi occhi trasmettono un dolore enorme, che è il mio dolore. Basta vedere questi occhioni di Davide per capire che dentro Davide c'è qualcosa che non va, che non va in termini non negativi, che non va nel senso che non Di è inquietudine, umanamente diciamo. privo di principi, privo di valori, privo di emozioni. La preferenza cade anche su Loredana, perché Loredana, dico bene Loredana, non vorrei Sì, Loredana era un'altra Loredana, non cantante. Loredana. È una forza di natura, è come io definito una leonessa, è una persona che comunque è vibrante in tutto il suo corpo. Tornando a Davide, cosa posso dirvi per concludere? Veramente il mio augurio è che questo ragazzo possa innanzitutto crescere, perché ha bisogno, come tutti noi, di maturare, e quindi questa sua fragilità, che in tante occasioni ha dimostrato, anche quando l'unica volta ha avuto uno sfogo, lì gli ho un po' tirato le orecchie, perché i telespettatori si ricorderanno quando Davide si è arrabbiato con la maestra, adesso non ricordo chi, con un insegnante, mi sembra Celentano, se Sì, non per la sbaglio. questione della danza, sì. Così. E in quel momento è stato il classico bambino che viene scoperto con il dito della marmellata, è una reazione istintiva, anche lì un po', veramente un po' da bambinone. Però in quel momento si è visto, a differenza di altre reazioni della scuola, come quella di Enrico, che ovviamente è classico maschio italiano, Un po' più autoritario, direi, e spaccone. molto scontato e molto affascinante, ma che si arrabbia in tutt'altro modo. Ecco perché, secondo me, Davide deve essere visto, come dice Charlie, non semplicemente come un cantante, ma come una modalità di ragazzi e di giovani che oggi manca nella società. Certo, quindi per concludere, nel caso Davide Flauto non volesse dare spiegazioni in merito alla sua, al suo abbandono della scuola, è comunque diciamo una sorta di diritto alla sua privacy che però andrà rispettato. Mio augurio